Oggi mostrerò come realizzare i bocconcini alle olive. Gli ingredienti che vi occorreranno saranno 250 g di acqua, 500 g di farina 00, 40 g di zucchero, un cucchiaino di sale, 75 g di strutto, mezzo dado di lievito di birra e 100 g di olive nere fatte a pezzetti. Inserite tutta l'acqua nel boccale, il lievito e lo zucchero. Azionate il bimby, 2 minuti 37 gradi, velocità 4. Aggiungete tutta la farina, 3 minuti, spiga. E dal foro inseriremo tutto lo strutto a pezzi, così. Sale. Incorporate 100 g di olive. Azionate il bimby 40 secondi, spiga. Trasferite la pasta in un piano da lavoro infarinato. Fate questo movimento. Quindi adagiate in una terrina oleata. Adagiate l'impasto dentro il forno. Io ho un forno della De'Longhi, quindi imposterò modalità lievitazione, calore sotto e sopra. In questa maniera dimezzo i tempi di lievitazione, quindi fino al raddoppio saranno un 2 orette. La pasta come si presenterà dopo la lievitazione, quindi la trasferiamo nel piano da lavoro spolverizzato di farina. Fate questo movimento, quindi stacchiamo dei pezzi, così. Dovrete fare questo movimento, guardate. Quindi poi create una palla, così. Visto? Adagiateli nella teglia rivestita da carta forno. Quindi lasciate lievitare nuovamente nel forno in modalità lievitazione sotto e sopra fino al loro raddoppio. Fornate nella parte media del forno a 200 gradi, forno precedentemente preriscaldato. Cottura tradizionale per 14 minuti circa. I miei bocconcini alle olive sono pronti. Guardate che sono morbidi. Sono una nuvola. Potrete farcirli a vostro gusto e adesso vi faccio vedere la consistenza. Guardate. Che meraviglia! Belli saporiti grazie alla presenza delle olive. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio alla prossima. Un bacio!